Ascolta bene, Moussa Ali al-Muammar, come cazzo ti chiami? Se vuoi venire a fare affari qui in Italia con l'Inter, devi saperli fare. Io non so se ci hai scambiato per quattro servi a cui puoi dare quattro spicci, ma quando l'Inter dominava l'Europa, vincendo le coppe campioni già negli anni 60, l'Arabia non neanche esisteva sulla cartina geografica a livello calcistico e non esiste tuttora. Quindi stai schiscio, fai piano perché qui non puoi prendere per il culo. Siamo spiegati? Noi dei tuoi petroldollari ci sciacquiamo, ok? So se sai cosa vuol dire, ce la sciacquiamo con i tuoi petrodollari, ok? Benvenuti monarchici assoluti. Ovviamente dall'introduzione avete capito che sono incazzato nero con questi qua che girano con quattro preservativi in testa e avendo fatto un po' di grano. Con il petrolio si credono di poter umiliare la gente. A noi non ci umilia nessuno. A me dispiace solo che purtroppo in questo periodo storico abbiamo un proprietario che si comporta come uno straccione, ed è anche questo il motivo per cui la gente crede di poter fare quello che vogliono con una dinastia come noi. Sto parlando ovviamente di questo sceicco, ripeto, Moussa Ali al-Muammar, come cazzo si chiama, proprietario dell'Al-Nasr, che ci ha preso in giro, perché come sapete tutti, sono interessati a Marcelo Brozovic, hanno offerto 23 milioni, che già è un prezzo ridicolo per Brozovic. Perché togli Modric, dimmi un playmaker più forte di Brozovic in Europa. Se ne trovi qualcuno, forse uno. Per il resto, il playmaker più forte d'Europa è Brozovic, tolto Modric, ripeto. E chi nega questo non capisce un cazzo di pallone. Si è appena giocato la finale di Champions League, si è giocato la finale dei mondiali qualche anno fa. E chi dice che è vecchio, che lasci il calcio e guardi le papere o guardi le bocce? Perché negli ultimi 5 anni, per 4 volte, ha vinto lui la classifica giocatore che corre di più in Serie A. Quindi, a livello fisico, è pazzesco ancora, Brozzo. A livello tecnico, non ne parliamo. Quindi, già 23 milioni è già uno scandalo. E abbiamo accettato perché il proprietario dell'Inter attuale, che non voglio neanche nominare, ma che comunque è uno straccione, dopo aver rinnovato l'anno scorso a 6 milioni Brozovic, che 6 milioni rispetto agli stipendi dei top club europei è una mangiata di pasta, per noi sono troppi, dopo aver incassato più di 100 milioni quest'anno per essere arrivati in finale di Champions, per noi sono troppi 6 milioni. E quindi vai a tagliare il secondo giocatore più forte della rosa dell'Inter. Il primo è Lautaro, il secondo è Brozovic. Vai a tagliare lui. E già colpe nostre malissimo, perché una cosa del genere non esiste. Brozo doveva rimanere, io mi auguro che resti, visto come sta andando la cosa. 23 milioni, quindi già toglierlo è sbagliato. A 23 milioni non ne parliamo, è svendere un giocatore. Questi dall'Arabia però vengono. Fino in sede sono venuti. Via Liberazione. Proposta ufficiale all'Inter, 23 milioni. Stretta di mano. L'Inter accetta. Brozzo, a lui offrono 20 milioni l'anno. Brozzo non accetta. In giornata gli alzano il compenso. Da 20 milioni si passa a 33 l'anno. Quindi triennale 33 milioni l'anno, quindi 100 milioni in totale. Brozzo accetta. E questi stamattina si presentano con l'offerta ribassata da 23 milioni a 13 più 2 di bonus. Ora, io non lo so come funziona da voi, ma qui se
Se provi a fare il figo in queste trattative, non ti aggiungono centimetri al cazzo, capito? Qui siamo in Italia. Siamo stati noi a insegnare agli altri come si fanno gli affari. Ricordo solo, cari amici arabi, che la banca è stata inventata in Italia. Ok? Così, per ricordarvelo. Quindi noi abbiamo inventato come si fanno gli affari. Noi abbiamo inventato questo, non voi. Ma anche se fossimo il paese che non ha inventato nulla, più stupido del mondo e più povero del mondo, non si tratta così. Perché la figura barbina non la fa l'Inter, la fate voi. E vi spiego anche il perché. Perché adesso gli altri top club europei con cui proverete a trattare, se è gente seria, neanche se siete più al tavolo, non parlo ovviamente di tutti i sceicchi, ma con questi qui dell'Al-Nasr, i club seri non si siedono più al tavolo. Perché una cosa del genere, da che io seguo il calciomercato, sono 30 anni, non l'ho mai vista. Cioè, nel momento in cui tu fai un'offerta a un club e il club accetta, c'è l'accordo e devi solo convincere il calciatore. Alzi l'offerta al giocatore come hai fatto, ma non è che dopo ti ripresenti con un'offerta inferiore, perché è chiaro che non l'acquisterei mai il calciatore. Cioè, cosa volevi che, cioè, cosa si aspettavano questi? Che l'Inter dice: ah, sì, ok, vabbè, mi accontento anche i 10 di meno. Ma per chi ci avete preso? È vero che il nostro proprietario purtroppo è in un momento devastante ormai da 3 anni, dovrebbe vendere l'Inter e non lo fa, ma così non si trattano neanche i servi della gleba. Cioè, io fossi il proprietario, io fossi Zhang, io vieterei a Marotta e Ausilio da ora in poi di trattare con questi qua. Ma anche se vengono e mi dicono: guarda, te lo paghiamo Brozovic 60 milioni, guarda, te lo paghiamo 100. A questo punto non glielo do più, perché ci sono cose che vanno oltre nella vita, vanno oltre i soldi. C'è il principio. Ovviamente il mondo non funziona più così. Quasi nessuno mette davanti i principi, davanti ai soldi. Però, ragazzi, un trattamento del genere, uno smacco del genere, nessuno aveva mai provato a farcelo. Mai. Ma non a noi, eh. In realtà non esiste. Cioè, io non ho mai sentito di una trattativa del genere, mai. Ma neanche all'estero, ma neanche in paesi dove il calcio lo fanno solo per sport, in senso a livello quasi amatoriale. Cioè, io non so questo qui, perché poi non è che tutti gli arabi sono così, ma lui, o i suoi uomini quantomeno, io non so. Capisco che in Arabia il calcio, cioè, credono che il pallone sia quadrato, rettangolare, però non esiste. Cioè, qui non si parla di calcio, qui proprio si parla di trattative. Questi fanno così le trattative. Ah, fanno così, andiamo bene. Cioè, ma come volete sperare di entrare nel calcio? Adesso i top club non si siederanno con voi al tavolo, sappiatelo. O per farlo vi costerà tanti soldi. Detto ciò, è anche colpa nostra, perché un presidente, una proprietà potente a livello economico, un trattamento del genere non lo riceve. Sicuramente il fatto che sanno benissimo che Zhang è sommerso dai debiti, eccetera, gli ha fatto venire l'idea di fare una cosa del genere. Di cui io vi dico, da un lato sono contento perché io mi auguro con tutto il cuore che Brozovic non vada via. Brozovic deve rimanere, è il più forte che abbiamo. Io mi tengo tranquillamente questo centrocampo, faccio solo entrare qualcuno al posto di Gagliardini, anche un Primavera, Fabian, promuovo lui e sto a posto così. Quale Frattesi, quale. Sto così. L'Inter così è il centrocampo più forte, uno dei più forti d'Europa, siamo arrivati in finale di Champions grazie al centrocampo. Io Brozovic non me lo tolgo mai. Comunque, vedremo come si evolve. Davvero, mi auguro a sto o che resti Brozovic, o che se proprio vada, che ne so, al Barça, che il Barça vende che sì, trova i soldi, ci dà i soldi il Barça e va. Però
piuttosto. E non voglio, cioè, mi auguro che non sia più, che non vada più a questa squadra araba, proprio assolutamente, per contattamento del genere non esiste. Detto ciò, ragazzi, iscrivetevi al canale, cliccate su iscriviti e poi attivate la campanella su tutte, così vi arrivano le mie notifiche tutte le volte che io faccio video o che entro in live. Ci vediamo al prossimo video, anzi alla prossima live che sarà stasera alle 21 sul mio canale. Ci divertiremo, parleremo di Inter. Mi raccomando, iscrivetevi e fate iscrivere i vostri amici. Il nostro solito saluto in latino, vide te mox.